Agli italiani non piace il blocco della condivisione dell'abbonamento Netflix. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni. Oggi facciamo il punto su Netflix e su un'indagine che riguarda gli italiani sulla condivisione dell'abbonamento o il potenziale blocco, dei dati e anche dei comportamenti interessanti. Prima di continuare voglio parlarti di Foo Fighters. 27, 28 e 29 maggio a Roma, un evento dedicato ai creativi, un evento dedicato a tutti quelli che si occupano digitale e non soltanto. Acquista il tuo biglietto su foofighters.it. Ci vediamo lì! La perdita degli abbonamenti per quanto riguarda la piattaforma di Netflix la conosciamo un po' tutti, un po' l'avevamo prevista all'interno dei nostri podcast, dei nostri caffettini, perché chiaramente la parte di streaming era molto legata anche e soprattutto alla mancanza di player alternativi e poi chiaramente l'arrivo della pandemia, insomma tutte informazioni e tutti i dati che avevano drogato abbastanza il mercato. Netflix è sicuramente interessante, ormai non è più l'unico e per fortuna siamo usciti, e quindi chiaramente il blocco della condivisione degli abbonamenti sembra essere una realtà che però non piace chiaramente agli italiani. C'è però Time to Play che, lo segnala Digitalytic, ha fatto un'indagine sull'Italia e le regioni italiane con la percentuale più alta di account condivisi sono, udite udite, la Valle d'Aosta al 95%, la Basilicata anch'essa al 95%, la Liguria al 94%, la Puglia 90%, l'Umbria il 90%. Quindi quasi tutti fondamentalmente usano la condivisione e il 46% degli utenti coinvolti nella ricerca afferma di pagare per il proprio account, mentre il restante 54% dichiara di utilizzare quello di amici o parenti. Insomma, è interessante questo ragionamento, quindi se ci dovesse essere questa modifica, la stop della condivisione, insomma il 71% secondo questa ricerca dichiara che non pagherebbe più la sottoscrizione, quindi fondamentalmente sarebbero utenti persi. Questo però ci fa ragionare l'articolo di Francesco Marino su Digitalytic, che insomma questa indagine di Time to Play ci dice palesemente che gli utenti di Netflix sono sovradimensionati, cioè sono tantissimi utenti, tantissime persone che utilizzano però tantissimi account condivisi. Farebbe piacere sapere quanti sono poi quelli paganti al 100%. Probabilmente l'obbligare le persone a non condividere il proprio account con altri porterà ad un aumento della pirateria o porterà tendenzialmente semplicemente le persone ad andare da altre parti, perché è vero che abbiamo tanti contenuti, una scelta infinita, talvolta difficilmente anche facile da ricercare, ma è vero anche che ci sono mille piattaforme diverse che sono di trend, che sono tendenzialmente di moda, quindi ogni tanto mi piace guardare Apple Plus perché non lo guarda nessuno, per esempio, per quanto mi riguarda. Detto questo, staremo a vedere, non credo che i ragazzi di Netflix siano così stupidi e così ingenui da non capire che la condivisione degli account può essere una risorsa e che la pubblicità di norma arriva come soluzione quando siamo praticamente tutti spacciati, appunto come i social media. Tra l'altro, ragionando, stavo pensando che io non condivido il mio abbonamento Netflix con nessuno. Magari qualche ascoltatore del podcast potrebbe essere interessato. Scherzi a parte, sono Mario Moroni, questo è il podcast Il Caffettino, anche supportato da un club, il Caffettino Club, caffettinoclub.it. Potete andare a scoprire come aiutarmi a proseguire con questo viaggio lungo più di 1000 puntate. Noi ci sentiamo domani, io sono Mario Moroni e questo è Il Caffettino.